Angela Carini sarà premiata dall'International Boxing Association come se avesse conquistato la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Parigi. L'IBA, l'ente che gestisce il pugilato Elite, ha deciso di riconoscere a Carini, nonostante il suo ritiro durante l'incontro con Iman Khelif, un premio in denaro simile a quello attribuito agli atleti vincitori. Questo premio è stato deciso oggi dal presidente Ulmar Kremlev, che ha spiegato in una nota ufficiale le motivazioni della scelta. L'IBA, che non è più riconosciuta dal Comitato Olimpico Internazionale e non gestisce il pugilato olimpico, ha deciso di conferire a Carini 100.000 dollari netti, 50.000 per la pugile, 25.000 per il suo allenatore e 25.000 per la federazione di appartenenza, la Federazione Pugilistica Italiana. Recentemente trasferitesi al World Boxing Carini nelle ultime ore. Ha espresso il suo dispiacere per l'epilogo del match e ha scusato il mancato saluto alla sua avversaria. Il presidente Kremlev ha aggiunto che la decisione di premiare Carini è stata influenzata dalla sua reazione emotiva e dalla situazione complessa del pugilato femminile. Kremlev ha anche promesso ulteriori tutele per l'atleta Uzbeka Sitora Turdibekova, che ha perso contro la taiwanese Liu Ting, anch'essa intersex.